Il 5 maggio 2018 si è tenuta all'Arena del Perla Casino di Nuova Gorizia, in Slovenia, la finale di Mister Italia 2018. A essere eletto è stato Mirko Pividore, 19enne originario di Tavagnacco, in provincia di Udine. Alto 1,83, Mirko ha i capelli e gli occhi scuri ed è nato sotto il segno del Capricorno. Racconta di essere estroverso e ambizioso. La sua qualità maggiore sarebbe l'onestà. Ha partecipato al celebre concorso istituito nel 1983 per avere qualche possibilità di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. È Mirko Pividore. Mirko lavora come commesso all'interno di un noto negozio di abbigliamento di Udine. Fino a qualche mese fa giocava con la Reanese, squadra con la quale riprenderà a lavorare a partire dalla prossima stagione calcistica. Sogna di lavorare nel cinema o in ambito musicale. Fa già il DJ e produce musica e video musicali che pubblica sulle principali piattaforme di video sharing. A quanto risulta sui social network, sarebbe già fidanzato con la bella Eleonora. Nel corso della finale di Mister Italia sono state assegnate anche le fasce collaterali. Il 20enne di Peschiera del Gardamarco D'Elia, studente di scienze della comunicazione, si è aggiudicato il titolo di Mister Cinema. A Valerio Liburgi, 28enne di Roma e istruttore di fitness, sono andati ai titoli di Mister Andrea Santi, 23enne di Pastrengo, direttore delle risorse umane in un'azienda di sicurezza. Si è aggiudicato la fascia di Mister Eleganza World of Beauty. Il 28enne di origini brasiliane Renzo Max Rodriguez, sposato e padre di due figli, ha portato a casa il titolo di Mister Fitness. Ayawari Kanjawi, 25enne di origini marocchine, è andata la fascia di Mister Barachini. Infine, Andrea Fragali è stato eletto Mister Vol Italia, mentre Alessandro Rigo ha guadagnato la fascia di Mister Alpe Adria.